La vittoria di Gianni era aspettata, no? Nel senso che oltre che meritata, aspettata. Cioè, ci abbiamo messo un anno a, come dire, costruire questo campionato a fronte del fatto che il regolamento è un po' particolare, la nostra automobile è estremamente competitiva, quindi è stata pluripenalizzata in diversi momenti e ogni volta la penalizzazione nuova ci ha costretto a rincorrere. Però siamo riusciti a raggiungere, diciamo, l'avversario, a superarlo. Abbiamo avuto sicuramente non fortuna ma capacità sommata all'esperienza e alla bravura di Gianni, quindi penso che questo sia veramente il frutto e il risultato di un buon lavoro di squadra sommato a un'esperienza e una qualità del prodotto Audi che sono evidentemente al di sopra di ogni sospetto. Complimenti a Gianni Morbidelli e soprattutto Audi Sport Italia. Grazie ancora. Vuoi che dica? Niente da dire. Un bel anno, tante vittorie. Speriamo in gara 2 di andare a vincere, così almeno finiamo bene. E basta. Cosa vuoi dire? Il massimo l'abbiamo fatto, il massimo è sempre 4. Siamo riusciti nonostante le avversità dei regolamenti, nonostante tutto quello che hanno provato a fare, siamo riusciti a chiudere il sogno. Dai, alla fine è andata bene. Max, nonostante le avversità, ce l'hanno messa tutta per non farcelo vincere e ce l'abbiamo fatta lo stesso. Avevo detto quello che è successo. Siamo contenti, abbiamo portato a casa il campionato, meglio di così non poteva andare. Troppo forte l'emozione, troppo forte, bellissimo, un anno di sofferenze e la cosa più bella è vincere con tutto quello che ci hanno fatto, grazie. Che dire, è un grande campione. È grande. Yeah, congratulations to Gianni, finally he got his victory in the RS5, so yeah, I'm happy for him. Well, I'll tell you this, Gianni Morbidelli, all through the season, has been the one to watch. It doesn't matter where he was starting from, with middle of the grid, back of the grid, he was the one to watch. And the last round at Imola, we said he had the gods in his pits, because whatever Mercedes would bring to the meeting at Imola, the gods would say, it will rain. This meeting, well, it was a little bit different. He didn't have anything to lose except the championship. All he needed to do was keep safe. But also, just to help him, just a little bit, to keep Liuzzi off his back. What did they do? They brought the devil into the pits as well with Andrea Lorini. Superb victory, 4 championships. Can't say anything about one of the best races in the world. Siamo contenti, dai. Almeno l'ha portato a casa, che sia riuscito. Anche se comunque gli hanno messo questo nel tra le ruote. Ha fatto un bel campionato. È il minimo che doveva fare per noi tifosi, dai. Eh? Eccolo qua, guarda. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto venire a vedere queste gare e soprattutto a Gianni, che è stato bravo. Siamo tutti orgogliosi di lui, diciamo. Certamente, certamente. Auguri. Molto orgoglioso. Grazie. Allora, io sono molto contento anche per Gatto, ho chiesto a Dio di mettere le manine per vincere lui, visto che lo rappresento. La presento anche io, volevo che vince, speriamo che la seconda corsa va benissimo. Tanti saluti. Scritto piccolo di nuovo, però. Senza che si chiamasse così. Campione, sono fiera del mio campione.